Giorgia Meloni non si scusa, anzi, anche se i principali social network hanno oscurato il video delle postate di una donna aggredita da richiedente asilo, la leader di Fratelli d'Italia difende la pubblicazione di un contenuto che a suo dire esprime solidarietà. Cioè, non la pensa allo stesso modo né la stampa internazionale né soprattutto la vittima della violenza sessuale che si è detta disperata per essere stata riconosciuta da qualcuno nel video. Come se fosse mostruoso sui giornali, mentre non è sicura nemmeno la procura di Piacenza, dove è avvenuta la violenza, che ipotizza il reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di una persona offesa da atti di violenza sessuale. I più recenti sondaggi dicono comunque che quasi un italiano su quattro voterà Fratelli d'Italia, la guida della coalizione di centrodestra, sopra il 40%. Sembra aver pagato la strategia di Meloni, rimasta all'opposizione del governo Draghi, caduto per il mancato voto di Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia su una risoluzione su cui il governo aveva posto la fiducia. Il partito di Giuseppe Conte, che lamentava l'indifferenza di Draghi alle sue richieste, orbita intorno al 12% e correrà le elezioni slegato nel campo largo di sinistra, guidato dal PD, secondo partito, al 23%.